Bombaroccio ha fatto centro anche con questa rinnovata edizione della Festa degli Alberi e dei Prodotti Tipici Locali. Ormai la rodata organizzazione della Proloco con i suoi oltre 100 volontari è una certezza. Musei aperti, laboratori creativi, mostre ed eventi collaterali hanno riempito il contenitore di questa festa che da 30 anni rappresenta l'appuntamento di mezza stagione del borgo. Spostare da marzo a maggio il periodo e rilanciarla era una scommessa che gli oltre 3.000 visitatori hanno fatto vincere agli organizzatori e a tutta la città. Questa novità dell'albero da Guinness dei primati è un qualcosa in più. Poi vedo che hanno, oltre diciamo, all'albero vero e proprio, ci sono tutta una serie di attività che sono collaterali, che sono aggiuntive rispetto a quello che facevamo gli anni scorsi. Gli anni scorsi era più la festa degli alberi, punto, della serie esponiamo alberi, piante, fiori, quello. Oggi come oggi invece vedo che sono più attività che fanno da corollario a tutto questo e quindi dà un valore in più rispetto a quello che è un fatto tradizionale. Cioè quello che conta è che anche in queste cose riusciamo, grazie alla Proloco, grazie alle associazioni, a essere innovativi e questa è una cosa importantissima. Direi che oggi abbiamo aperto con soddisfazione, soprattutto diciamo alla presenza di tantissime autorità, a partire dal signor Questore di Pesaro Urbino, a tutte le altre autorità civili, militari e anche religiose. Quindi qui da Monbaroccio oggi una bella soddisfazione per tutti i volontari e per tutti noi. Credo che sì, abbiamo preso ingranato la marcia giusta. Gli alberi, l'olivo era quella alla quale era dedicata questa edizione, ed il legno sono naturalmente i protagonisti di questa due giorni. Artigiani ed intagliatori lavorano sapientemente i tronchi per creare opere, ma anche per fare didattica ai più piccoli, per creare sensibilità ai temi dell'ambiente e della natura. E il grande approccio che ha avuto la Proloco di Monbaroccio, poi con la veste duplice del presidente, sia come presidente della Proloco di Monbaroccio che provinciale, dà questo impulso nuovo, attraversando poi un connubio con le scuole, con la Pirandello e il liceo Mengaroni, stanno dando buone indicazioni da un punto di vista di progettualità. È normale che avere tante Proloco sul territorio provinciale, azioni condivise, soprattutto in quest'ambito ambientale e turistico, possano lanciare dei frutti molto molto interessanti per il nostro territorio provinciale.